abbiamo in collegamento con noi Fabio Carosio, che è, appunto, dicevamo, è il capo della redazione di Affari Italiani di Roma. E chi è Fabio Carosio? Andiamo un po' di capire un attimo il personaggio, perché sarà un personaggio che sarà con noi spessissimo, perché sarà, ho deciso che la mia voce romana ci racconterà cosa succede a Roma e non solo a Roma, perché Fabio comincia a fare il cronista nella notte di Milano, che non era un tempo e uno spazio, ma un giornale, La Notte di Milano, diretta da Pietro Giorgianni, e poiché era romano, il suo soprannome in redazione era Terrone, ma anche noi lo chiamiamo un po' Terrone. Giorgianni era di Messina, tra le altre cose. Nel 1986 e il 2000 il nostro Fabio passa al Messaggero, alla redazione Provincia, poi capo dell'edizione Lazio e poi della Cronaca di Roma, 4 anni all'ufficio stampa dell'ATAC, l'azienda dei trasporti, direttore del TG emittente Roma 1, che era la più importante di Roma, 1 anno nel progetto speciale delle ferrovie, 2 anni nelle redazioni media della TM di Milano e 14 anni e da 14 anni responsabile della redazione di Roma. Questa è l'esperienza di Fabio, che è un uomo, un giornalista che ha lavorato nei giornali di carta, nei giornali online, che ha lavorato nelle aziende pubbliche e private ed è una voce anche molto molto attenta rispetto alle nuove tecnologie, perché di lui soprattutto parleremo anche di intelligenza artificiale. Ma Fabio, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno. Eccolo qua, ho annunciato in diretta questa nostra collaborazione che inizia con oggi e che vorrei ogni volta che c'è qualcosa su Roma, qualcosa di interessante anche sulle nuove tecnologie, insomma, un po' elempacitto, un po' tu, voglio che siate un po' i pilastri di questo passaggio. Poi tu sei tra, mi interessi molto perché sei tra la comunicazione, l'informazione e l'innovazione, che passa attraverso, come ho letto nel tuo curriculum, attraverso esperienze che sono variegate. Che succede nel mestiere del giornalista? Succede che il mestiere del giornalista, come siamo abituati a pensarlo, a crederlo e sperarlo, è sostanzialmente finito. E che non c'è giornalista, a meno che non si facciano gli elzeviri, cioè gli editorialisti, e quindi si esprimano opinioni, e ormai l'informazione non è più quell'oggetto che noi siamo abituati a vedere andando un tempo all'edicola. Io ho iniziato con la linotype, che è una macchina misteriosa, che qualcuno potrebbe pensare che sia anche una parolaccia, in realtà era uno strumento per stampare il giornale. E oggi mi ritrovo a dover fare i conti con un oggetto che si chiama intelligenza artificiale, che è, posso andare oltre le righe, Luigi, devi, nel senso devi, che io mi autodefinisco anarchico mentale, nel senso che sogno il disordine, perché è soltanto dal disordine che poi vengono le belle idee, le energie. Ma è per questo che sei qua, perché questo programma ha l'obiettivo di stabilire le regole dell'anarchia e quindi non potevi che essere qui con noi. Beh, la regola dell'anarchia, la numero uno, è che non ci sono regole. Nel caso di specie, promosso. Per i giornalisti, mi dispiace dirlo per i tanti colleghi, ma loro pensano ancora di dare notizie, in realtà le notizie viaggiano dove le porta un altro tipo di mondo che è costruito dal più grande bluff che l'umanità abbia concepito negli ultimi 2 anni. Noi viviamo di emozioni e viviamo di bluff. Si parla di intelligenza artificiale come se fosse una cosa che ci terrorizza. In realtà l'intelligenza artificiale è una cosa estremamente semplice, è semplicissima, è la somma del mio sapere, che è limitato, più il tuo sapere, che è molto più profondo, più quello che hanno raccontato gli ospiti. Ho seguito tutta la trasmissione mentre tagliavo l'erba del giardino, perché ritengo che nella vita fare le cose manuali aiuti a rimanere incollati alla terra e quindi essere reali, terreni. Beh, la notizia è che è un giardino. Ma un giardinetto, cioè serve soprattutto, cioè io taglio l'erba perché poi la cagnolina di famiglia va in giro, la prova e mi scava le buche, quindi lei scava e io riempio. Cioè, sì, la cagnolina da 80 kg mi sembra che tu abbia. No, quello non c'è più, era un maschio, adesso è una adorabile Labrador color cioccolato che si è meritata per il secondo anno il diploma di assistenza bagnanti, quindi un cane bagnino, ma è tutto mezzo di mia moglie, io non c'entro niente. Bene, bene. Però questo è un concetto che è astruso sia alla politica che alla società in questo momento, e cioè quando uno riceve un dono lo deve restituire in qualche modo, altrimenti quel dono che ha ricevuto non ha valore. Certo,
Cioè, che fa? Se lo guarda, è come quelli che accumulano ricchezze per poi fare come diciamo a Roma, la gara per essere i primi o i più ricchi del cimitero del verano, quindi si porteranno i loro soldi sottoterra. Io non ho, cioè, un concetto che mi sfugge. Ecco, ma tornami a palla sul tema della relazione della fine del mestiere del giornalista con l'intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza artificiale in realtà non è nient'altro che l'ennesima segmentazione che avviene all'interno di un processo culturale, e cioè chi ha gli strumenti e può in qualche modo governarla invece che subirla, chi non ha gli strumenti può rimanere tranquillamente ad aspettare la chiamata dei vigili urbani e andare a fare l'incidente stradale. Certo. Per tutti gli altri c'è bisogno di utilizzare l'intelligenza artificiale, che, come dicevo, è molto più semplice di come viene raccontata. E io ho ascoltato la trasmissione con grandissimo piacere e grandissimo interesse, e sarei voluto intervenire una serie di volte, però poi l'erba aveva, l'erba nel senso quella del giardino, non quella della Rita Bernardini, che ho ascoltato con grande piacere, ha preso il sopravvento. Dicevo, è un grande bluff, perché non è nient'altro che la somma di tutte queste competenze che in questa meravigliosa radio anarchica sono parcellizzate. Invece vengono messe tutte insieme all'interno di un computer al quale noi facciamo delle query, cioè delle richieste. Io odio parlare inglese, però tecnicamente si chiama prompt, cioè io mi collego ad una macchina che è una macchina con tante macchine, che ha indicizzato e gerarchizzato tutto ciò che viene pubblicato all'interno del mondo, e comincio a fare delle richieste. Quindi sul prompt vado lì e definisco quelle che sono le domande e le risposte, e chiedo alla macchina: per favore, mi fai questo, mi fai quest'altro. Questo non vuol dire che l'uomo smette di lavorare, cioè questo falso mito dell'intelligenza predittiva o dell'intelligenza autorigenerante. Noi non siamo ancora a livello, ci vorranno ancora diversi anni in cui il computer, così come ne siamo abituati a pensarlo, a vederlo, a utilizzarlo, da solo si creerà un'anima e sarà in grado di fare ragionamenti. Quella è roba da Star Trek, è simpaticissimo, è Star Trek quello, e ce lo guardiamo perché sognare è una cosa bella. Io ricordo nel 1992, quando iniziai a collaborare con Roberto Ciccio Messere, allora Radicale, perché era il primo che aveva fatto una scommessa su internet a Roma, attraverso l'apertura di un servizio che si chiamava Agora, che prendevano tutti per scemo, e ci ho messo un po', però poi ho avuto ragione. Ma la velocità con la quale noi ci evolviamo da un punto di vista tecnologico non è tale da giustificare nessun tipo di timore. Cioè, il computer non ce l'ha un'anima, non ce l'avrà, e non ce l'avrà almeno per i prossimi 10 anni, cioè fino a quando non entreranno in funzione i cosiddetti computer quantici come quel di Napoli. E su questo poi ricordami, Luigi, che vorrei parlarvene, perché è una cosa che mi appassiona molto, per il discorso del Sud legato anche a ciò che ha detto ieri il governatore della Banca d'Italia, cioè di questo mezzogiorno d'Italia che ci pesa addosso come se fosse un macigno. In realtà non è così, perché ha delle potenzialità meravigliose. Enormi, enormi. Sì, allora, per la prossima settimana prepariamo questa cosa qua. Mi mando anche della documentazione sul computer quantico che stanno realizzando a Napoli, perché è meraviglioso. Poi prendiamo questi estratti. Non è nient'altro che un computer potente. Poi prendiamo questi estratti nostri, ne facciamo delle pillole, le mettiamo su Affari Italiani, le riprendiamo, ce le rilanciamo, volentieri. Ce le raccontiamo. Cioè, siamo un questa comunicazione circolare, che dici? Circolare, ma diciamo anche innovativa, perché all'interno non è che non abbiamo il problema della maggior parte dei giornalisti che vivono di gelosie e antagonismi. Anche perché, cioè, io non sono un giornalista, lo dico apertamente, giornalista. Lo so, però io purtroppo me lo devo ricordare sempre invece qual è il mio mestiere, perché stamattina mi sono alzato, la prima cosa che ho detto parlando con mia moglie è stata quella di essere molto felice di essere povero, ma di avere un atteggiamento etico nei confronti della professione, perché secondo me dalla campagna elettorale sino ad una serie di esternazioni sulle quali poi potremmo anche tornare un giorno, il grande assente di questa stagione politica è l'etica, ma l'etica dell'individuo e l'etica collettiva,